Round the Rocks. On the Rocks. Join the club. Yeah. Bentornati in diretta qui su Radio Brown The Rocks, questa è Rock Inside, io sono Simone, stasera una seconda puntata dedicata al Britpop e ovviamente partiamo immediatamente a bomba. Sì, parleremo della Battle of the Band e di quelle che sono state un po' le band che ci hanno entusiasmato negli anni 90, ma iniziamo ovviamente subito con Song 2! Vantavano di non avere un grammo di rock and roll in loro. I fratelli Gallagher invece chiarirono di abusarne a mo' di Viagra, già a partire dal primo brano di Definitely Maybe. È rock and roll di Neanderthal e noi lo facciamo fottutamente bene, dirà poi Noel nel tempo successivo. E quando si menziona una delle due band, la memoria ovviamente ritorna a quei giorni estivi del 1995, quando nella vecchia Albione scoppiò la Battle of Britpop, la rivalità fra i Blur e gli Oasis. Una disputa che non si limitò alle vendite e alle critiche giornalistiche sulle uscite degli album o dei singoli, ma addirittura si animò anche di frecciatine e provocazioni infinite che molto spesso partivano dai fratelloni Gallagher e che a volte superavano veramente il limite della decenza. Era probabile che facessero parte del gioco mediatico del periodo, ma era certo che i Gallagher e i componenti della band londinese, in particolar modo il frontman Damon Albarn, non corresse proprio buon sangue. E i Gallagher augurarono persino ai Blur di prendersi i lights e di scomparire. E nel 1995 sia i Blur che gli Oasis stavano preparando i loro rispettivi nuovi album, il quarto per i primi e il secondo per la band di Manchester, che sarebbero poi usciti entrambi in autunno. Quell'estate erano programmate le uscite di due singoli che avrebbero anticipato gli album. Strategicamente Damon Albarn e l'etichetta della band londinese La Food Records decisero di spostare l'uscita del nuovo singolo Country House lo stesso giorno di Roll With It degli Oasis. Era il 14 agosto del 1995. Ce li ascoltiamo entrambi i singoli, uno di seguito all'altro. Partono loro, gli Oasis, con Roll With It. Too much.
senza fargli un torto ai Blur, adesso ci ascoltiamo Country House. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it rains on him. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up all his bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the fact that heart start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. Gli Oasis e i Blur erano diciamo in un periodo di transizione. I Blur avevano ottenuto un enorme successo nel 94 con il loro terzo disco Park Life, che li aveva davvero consolidati come una delle migliori band britanniche. E nel frattempo i giovani e la stampa inglese stavano quindi aspettando l'uscita del nuovo lavoro degli Oasis, dopo l'enorme impatto di critiche positive e di vendite che il loro debutto, sempre nel 94, aveva prodotto. La prima avvisaglia della Battle of Britpop si ebbe in primavera dello stesso anno, quando Some Might Say degli Oasis diventò il numero uno della chart britannica. Durante il party per celebrare l'evento organizzato dalla Creation Records, l'etichetta degli Oasis, Damon Albarn si avvicinò a Liam Gallagher per congratularsi così del risultato. La risposta che ottenne fu number fucking one, urlato in faccia, seguito da una serie di insulti. Beh, questo è molto facile da immaginare. Anni dopo, il boss della Creation, Alan McGee, aveva rivelato che il testo di Dixie Dinner su Definitely Maybe voleva proprio essere, nelle intenzioni della band, una presa in giro verso i Blur.
e questo dimostrava che la band avesse già preso di mira i colleghi londinesi già in tempi, diciamo, non sospetti. In quella prima metà degli anni 90 gli Oasis puntavano decisamente alla leadership come miglior band britannica e individuarono così nei Blur i rivali da battere. Leadership che, come si scoprì poi con l'evolversi della loro carriera, a Damon Albarn e compagni avrebbe interessato decisamente meno di zero. E tra gli artefici principali così della Battle of the Britpop ci furono senz'altro i media e i giornali. Il settimanale più venduto e più importante quindi di tutta la musica inglese uscì il 12 agosto con la storica copertina del campionato britannico di pesi massimi. Poi in poco tempo la storia tra le due band, diciamo, sconfinò proprio fuori dal seminato musicale, divenne lo scontro tra nord e sud, proletari contro borghesi, Manchester contro Londra, provinciali del nord contro i fighetti londinesi, addirittura Manchester City contro il Chelsea. E così i tabloid e le televisioni cavalcarono e alimentarono con qualsiasi argomento questo conflitto che sembrava proprio un po' costruito ad arte. Che più ci si avvicinava al fatidico giorno, più si trasformava in una corrida mediatica. E poi così finalmente i singoli uscirono e dopo una settimana, il 20 agosto, vennero resi noti i risultati. La spuntò Country House con 274.000 copie vendute contro i 216.000 di Roll With It. Ma in autunno i Gallagher ebbero la loro rivincita e What's the Story Morning Glory uscì in ottobre, un mese dopo di The Great Escape dei Blur, ed entrò stabilmente al primo posto della chart UK, diventando nel tempo assolutamente uno dei dischi più venduti in assoluto della storia della musica inglese. Diciamo che in termini calcistici forse i Blur si può dire che vinsero la Coppa d'Inghilterra, mentre gli Oasis il campionato? Non lo so, provo a dire questa cosa qua. Intanto ci ascoltiamo What's the Story Morning Glory.
tra le due band di fatto poi alla fine terminò lì. Anche sul piano artistico poi si allontanarono, perché gli Oasis mantennero sempre fino forse allo scioglimento del 2009 un sound molto più, come dire, britannico-centrico, mentre i Blur approcciarono già dopo The Great Escape altri lidi musicali come l'alternative americano, il post-rock, la psichedelia, anche le antipatie reciproche poi col tempo furono così accantonate, tanto che nel 2013 Noel, Damon e Graham Coxon insieme a Paul Weller suonarono sul palco della Royal Albert Hall di Londra, un classico dei Blur, Tender, in occasione della Teenage Cancer Trust. Non solo però su personaggi come i Gallagher, Brett Anderson, Damon Albarn fece leva il movimento Britpop, ovviamente. Ci furono pure delle belle quote rosa. E la femme fatale di quest'ondata può essere indicata in Justine Frischmann, padrona di casa elastica. Non era certo lì per caso la Frischmann. Fu membro prima degli Suede, che lasciò nel 91 perché pare le stesse un po' stretto il ruolo di seconda chitarra e avesse idee diverse da quelle del resto della band sulle impostazioni così artistiche. Ma non per questo si fece mancare anche una liaison con Brett Anderson prima di frequentare, più o meno nello stesso periodo della sua dipartita dalla band, un altro protagonista del settore come Damon Albarn. Quindi arrivò sulla scena con l'elastica. Giocò al meglio le proprie carte, Justine. Ben 4 singoli dal novembre del 93 al febbraio del 95, cadenziati a puntino: Stutter, Line Up, Connection, Waking Up. Attenzione però alle tastiere, c'era un certo Dan Abnormal, anagramma ben noto ad ogni adepto Britpop. Diventeranno poi ben presto davvero degli inni e classici del periodo. Noi ci ascoltiamo qui a Rock Inside la panchettosa, la più panchettosa che c'è, Connection. Settembre del 96 esce anche l'album d'esordio dei Kula Shaker, K. La copertina, se ve la ricordate, era firmata dal fumettista Dave Gibbons, che raffigurava i volti di numerosi personaggi un po' veri e un po' inventati, accomunati dalla lettera K, da John Fitzgerald Kennedy a Martin Luther King, passando per Kareem Abdul-Jabbar e anche King Kong. K vendette quasi 1 milione di dischi nella sola Inghilterra e balzò immediatamente al primo posto della classifica nazionale. I Kula Shaker portarono un sound un po' diverso, mescolava psichedelia 60s,
rock 70s, condite anche un po' da spezie coloniali, diciamo. Il tutto con un sorriso stampato sul volto. Miglior prova ne è proprio Hey Dude che stiamo per ascoltare, così un fragoroso brainstorming che si erge a inno alla gioia da godere a pieni polmoni. Hey Dude! Hey Dude! Ho detto sbagliato. Hey Dude, Kula Shaker! Anni 90 si distinsero anche i Supergrass, che nel 95 fecero uscire l'album Should I Coco, album che conquistò anche gli Stati Uniti. Album di brani che abbiamo ballato tutti davvero molto volentieri, noi ragazzi degli anni 90. All right! We'll be right back.
storia che invece vi voglio raccontare adesso è la storia di Common People dei Pulp. Nel 1994 Jervis Cocker dei Pulp entrò nel suo negozio preferito di dischi usati a Notting Hill con l'intenzione di sbarazzarsi di una manciata di album che non ascoltava più. La transazione eseguita spulcia il reparto di strumenti di seconda mano e decide di investire ricavato in una mini tastiera della Casio, uno strumento che risaliva alla fine degli anni Ottanta, che oggi definiremmo ovviamente come un giocattolo. E proprio però, come succede ai bambini alle prese con un nuovo giocattolo, Jervis non vede l'ora di collaudare il synth. Dopo l'acquisto si fionda a casa, attacca la spina, compone una melodia semplice che gira intorno a tre accordi. Niente di sorprendente, davvero. Però magari la farà sentire comunque agli altri durante la prossima sessione di prove. Le reazioni dei componenti dei Pulp all'ascolto della demo sembrano dare però ragione a Jervis. Tra sbadiglia e indifferenza, però, l'unica a sentire davvero qualcosa di speciale in quella sequenza di note è la tastierista, Candida Doyle. L'osservazione più rilevante però la fa il bassista, che sostiene che quella bozza gli fa ricordare Fanfare for the Common Man di Emerson, Lake and Palmer. La parola common allora fa scattare qualcosa nella testa di Cocker, più precisamente lo fa pensare a quella ragazza greca che aveva conosciuto molti anni prima, mentre frequentava un corso di cinema presso un'accademia di Londra. Una ragazza carina, che in fondo gli piaceva, ma che ogni tanto si faceva delle uscite davvero disastrose, come quando disse «Oh, vorrei mollare tutto e vivere come le persone normali», frase che lo aveva davvero lasciato senza parole. Come potrebbe una fanciulla di buona famiglia desiderare una vita così proletaria? Per quale motivo dovrebbe aspirare a confondersi in mezzo alla gente comune? Jervis veniva dalla Steel City, Sheffield, un posto proprio di proletari veri. Lui sapeva che cosa voleva dire davvero essere una persona comune, un common people. E una volta individuato così l'argomento, scrivere le parole è un gioco da ragazzi per Jervis. Ma il testo di Common People è tutt'altro che breve. Allora si parte dallo scambio che ha ispirato il titolo. A quel punto Jervis si offre di fare da cicerone alla ragazza, così bramosa di provare sulla sua pelle l'ebbrezza di una vita disagiata. E così per cominciare lo porta al supermercato. Beh, da qualche parte bisognerà pure dare inizio all'esperimento. La prova consiste nel fingere di non avere soldi. Di fronte a questo suggerimento lei fraintende, pensa che sia tutto uno scherzo. Ah, sei proprio divertente, gli dice. Davvero lui? Dice lui, a me non sembra così divertente, visto che sei l'unica che sta ridendo qui. Sei proprio sicura che sia così spassoso? E le tappe successive si fanno sempre più difficili, come ad esempio prendere in affitto uno squallido appartamento, trovare un lavoro sottopagato e far finta di non essere mai andato a scuola, per esempio. Ma non funzionerà, perché la verità è che nel momento in cui lei si ritroverà da sola nella sua catapecchia a osservare gli scarafaggi che camminano lì sui muri, le sarà sufficiente alzare il telefono e chiedere aiuto al paparino, che correrà per sistemare tutto in un batter d'occhio. La verità è che non vivrà mai come la gente comune, non assaggerà mai l'amaro sapore del fallimento, non proverà mai l'angoscia di vedere la sua vita che le sfugge di mano, per poi consolarsi ubriacandosi e ballando tutta la notte, in mancanza di un vero rimedio alla sua situazione. E forse la soluzione giusta per entrare in sintonia con le persone normali potrebbe essere cantare e ridere insieme a loro, ma a una condizione: continuare a ridere anche quando diventa palese che il bersaglio delle loro battute è proprio lei, una ragazzina ingenua e viziata, convinta che la miseria sia in qualche modo attraente. E quindi Common People non è soltanto un pezzo orecchiabile, perché è chiaro fin dall'inizio che si tratta di una canzone significativa, uno sguardo sull'ipocrisia della società inglese, sui terribili divari di censo e di classe, talmente importante che dovete uscire subito, immediatamente. Gli americani rispondono a un sondaggio indetto a Rolling Stone nel 2015 e incoronano Common People come migliore canzone Britpop di sempre. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case on the room with Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people.
Vi dico, no change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold, I am here in my mold. Avete subito capito di chi vi parlerò adesso. E poco importa che nel 97 il Britpop, il non genere degli anni 90, per eccellenza fosse al suo crepuscolo. Se dovessi spiegare a un neofita cos'è il Britpop, io assolutamente gli farei vedere il video di Bittersweet Symphony, possibilmente con il bolo di MTV in Bella Vista, perché il Britpop è la traiettoria dritta di Richard Ashcroft con i suoi The Verve, che prende a spallate i passanti su Oxon Street, la sua giacca di pelle, l'espressione corrucciata da figlio di puttana della working class,
con il padre rinchiuso in ufficio e la madre parrucchiera. È una sinfonia dolce amara questa vita, che cerca di far coincidere gli estremi. Ti fa diventare schiavo del denaro per poi morire. Ti porterò sull'unica strada che io abbia mai percorso, lo sai, quella che ti riconduce nei luoghi dove tutte le cose si ritrovano. Nessun cambiamento, io non posso cambiare. Non posso cambiare, ma sono qui, fermo nella mia posizione. Ma sono un milione di persone diverse io, giorno dopo giorno. Non posso cambiare la mia posizione. Beh, io non prego mai, ma stanotte sono sulle mie ginocchia. Ho bisogno di sentire dei rumori che mi facciano riconoscere il dolore che c'è in me. Lascio che la mia melodia risplenda, che purifichi la mia anima. Mi sento libero adesso. Ma le strade sono pulite e non c'è nessuno che canti per me adesso. Bittersweet Symphony. Vincono i Verve di Richard Ashcroft. E voilà, questa è la mia sentenza. Allora, prima di farvi sentire un secondo brano dell'album Urban Hymns, che sarà davvero uno dei più importanti della storia della musica, prima di farvi ascoltare la mia preferita in assoluto, quella che amo di più di tutte, io mi congedo da voi, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e spero che questa puntata vi sia piaciuta. Martedì prossimo vi aspetto per la mia, sentite bene, 50esima puntata di Rock Inside, quindi l'8 marzo, tra l'altro, quindi mi autocelebrerò all'ennesima potenza.
sarà un'autocelebrazione veramente infinita. Sono veramente felice di aver raggiunto la 50ª puntata di Rock Inside. Non è mica stato facile comunque, non datelo per scontato. Io vi saluto, allora vi dico anche che domani sera, tra l'altro sono ospite dei miei colleghi di Mixtape qui a Radio Brown The Rocks, quindi comunque se volete potete anche sentire quali sono tre dei miei brani che metterei ovviamente nella cassettina. Non sono così imprevedibili, diciamo, sono piuttosto prevedibili, anzi tutt'altro, però se volete ci possiamo appunto, mi potete ascoltare domani sera con Cosentino e gli altri. Io vi saluto, allora vi faccio sentire questa meraviglia che per me è la meraviglia assoluta, che è Sonnet. Ciao. My friend and me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, there's love if you want it, don't sound like a song. Has its way out wanting me. Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, there's love if you want it, don't sound like no song. Thank you.
on the rocks. Join the club.